Sì, era una partita importantissima, fondamentale, eravamo a pari punti e niente, sono contentissimo per il gol che ho fatto perché insomma, il Piacenza era una buona squadra, siamo riusciti a sbloccarla e siamo stati bravissimi fino all'ultimo a tenere il risultato fino alla fine e niente, sono contento. Allora, lontano qua dal comunale, allo stadio, insomma, qua è casa nostra, i tifosi ci danno una mano incredibile, ci sostengono sempre. E fuori casa dobbiamo cercare di essere più compatti, perché comunque settimana scorsa siamo stati bravi e ci è mancato quel pizzico proprio alla fine, un po' di malizia, gli ultimi 30 secondi. Però secondo me siamo sulla buona strada e sono sicuro che faremo bene. Ti stai ritagliando un ruolo in questa fase di campionato importante, no? Perché comunque anche oggi hai fatto molto bene al di là del gol. Sì, sono contento della mia prestazione, abbastanza e niente, io cerco di far bene ogni volta che il mister mi chiama in causa, partita dopo partita e niente, mi concentro partita dopo partita e basta. Non penso ad altro, insomma. È il tuo terzo gol, credo, in campionato, l'ultimo con la Reggiana 2 anni fa. Sì, è stato 2 anni fa a Reggio e sono contento di aver rifatto gol perché insomma era da 1 anno e passa che mi mancava. E niente, il gol lo dedico soprattutto alla mia ragazza e a tutta la mia famiglia che mi sta sempre vicino e mi aiuta. Secondo tempo abbiamo fatto una partita da squadra, è successo anche a Livorno, così quando eravamo in Fidano America. Questa partita qua ci fa crescere ancora di più e ci rafforza perché il Piacenza ha fatto una grandissima partita. Secondo tempo noi abbiamo reagito da squadra vera, abbiamo giocato anche un po' sulle ripartenze, qualcuna l'abbiamo anche sbagliata, però l'importante è aver portato a casa i 3 punti. Poi, ci siamo sacrificati tanto, noi esterni, attaccanti, tutti quanti. Alla fine l'importante, come ho detto prima, è raggiungere l'obiettivo che sono 3 punti, quindi va bene sacrificarci. Ecco, quanto ti manca questo primo gol stagionale? Mi manca tanto, però come mi dicono e come dico anche io, l'importante è che do una mano, cioè se non faccio gol e vinciamo e mi sacrifico per la squadra va bene così. L'obiettivo mio è quello del gruppo, quindi se io non segno e vinciamo a me va bene così, va bene lo stesso. Soprattutto il primo tempo è stato un bel duello con Sciacca, no? Nel senso, da una parte e dall'altra. Sì, lui giustamente quando spingeva io non sono un difensore, cerco di difendermi il meglio possibile, poi beh, dalla parte di là sono un po' più avvantaggiato, però va bene, dai, ci sta, si fa facendo un'azione per uno, l'importante è che è andata meglio a noi. Senti, parlava di sacrificio, magari ci si aspettava da te e lo fai vedere le tue doti offensive, però sei diventato molto importante proprio come, diciamo, tra virgolette, primo difensore. Sì, io nasco per giocare più avanti, nel senso nella mia carriera ho sempre giocato più avanti. A me non mi è mai capitato di fare 12 partite, la tredicesima, e non fare gol, però cioè, non mi importa più di tanto. Io ho detto, mo fa assist, sto recuperando qualche palla dietro, per me è sempre importante perché vuol dire che sto aiutando la squadra e aiutando la squadra per me va bene. Qua ci sono 3 partite di fila, tu mi dirai le gare sono tutte difficili, però insomma sulla carta sono 3 partite che potrebbero far fare all'Arezzo un cambio di passo ulteriore. Sì, è normale, però sinceramente io sto pensando già alla prossima, non penso alle altre due. C'è da recuperare la fatica di oggi perché abbiamo fatto tanta fatica e niente, essere consapevoli che siamo una buona squadra e forse dobbiamo cominciare a vincere anche fuori casa. Parte, abbiamo avuto un po', forse un po', manco un calo di concentrazione perché a Cremona abbiamo dominato tutta la partita, sai, poi mettendo palle sopra trovano il gol, visto la palla lì, hanno fatto passare una palla involontariamente, ma non ci sono stati errori individuali, capito? È stata tutta, come sai, come si butta palla avanti e costruiscono azioni gol, quindi ci può stare, però forse a quello che è mancato un po' di esperienza, dai, un po' di esperienza a tenere più la palla, come a Pistoia stesso, l'ultimo minuto dovevamo tenere più palla, dovevamo essere un po' più cattivi in questa cosa qua, poi niente, alla fine anche fuori casa imponiamo il nostro gioco. Spero che alla lunga veniamo fuori anche fuori casa perché la squadra c'è anche personalità. Io penso che alla lunga fuori casa prenderemo anche dei punti.